dobbiamo stare vicini uno all'altro. Questo è quello che il messaggio che voglio darvi, e spero possa arrivare non solamente alla testa, ma possa arrivare veramente al cuore dei messinesi. Io voglio dirvi che questo progetto è nato dal niente, perché come voi sicuramente sapete, noi curiamo un'altra squadra, abbiamo curato una squadra che oggi si trova in eccellenza, poi è venuto Arturo Di Napoli con un progetto in mente o nella testa, l'abbiamo condiviso insieme al vicepresidente Pietro Gugliotta. E chiaramente non bisogna mettere da parte o dimenticare il ruolo che ha avuto anche Nino Micali, e Piero Oliveri, che è mio socio e che diciamo è da tanti anni, circa 20 anni, che collaboriamo insieme. Tutti noi abbiamo fatto dei sacrifici e stiamo facendo dei sacrifici, possiamo dire economici ed anche psicologici, perché non eravamo pronti per affrontare, diciamo, una cosa di così grande dimensione. Dico, grazie a Dio ci siamo arrivati, speriamo e abbiamo la certezza di poter portare avanti questo progetto, grazie al mister che è Arturo. La figura di presidente non vuol dire che uno è al di sopra delle parti, ma io la vedo, la figura del presidente, come uno che è in mezzo a voi. Un applauso va fatto al collega Leonardo Termini, che ha lavorato assiduamente a portare a termine il faticoso lavoro per tutta la parte fiscale, che poi alla fine ieri sera l'abbiamo portata a termine. Un applauso va anche al coraggio e alla tenacia di tutti quanti noi nel portare a termine questa impresa. Ci saranno altri imprenditori, altre cordate che si affiancheranno. Nell'immediatezza siamo stati noi e il presidente che ha portato a termine la faticosa, ripeto, impresa, affinché prendessimo in mano nel più breve tempo possibile la situazione, anche perché il campionato è vicino e perciò già siamo in ritardo con gli allenamenti. Io faccio un augurio a tutti, ai giocatori, alla dirigenza, a voi tifosi, a tutti quanti, affinché possiamo lavorare tutti quanti insieme per ridare un nome al calcio messinese. Io quello che ho fatto, non ho fatto altro che ogni giorno bussare alla porta dell'imprenditore e chiedere i piccoli aiuti. Ora io mi aspetto da voi il più grande sostegno e il più grande aiuto. Io l'ho sempre detto, passano i presidenti, passano gli allenatori, passano i giocatori, ma io vedo le stesse facce. Di quando abbiamo vinto il campionato, facendo una cavalcata straordinaria, io vedo ancora le stesse facce, quindi questo vuol dire che voi ci siete sempre. Quindi questa è la vostra società, quindi fate qualcosa per voi, perché se lo fate per voi automaticamente date una mano a noi. Io sono fiero e orgoglioso di aver portato questa idea, questo progetto oggi a compimento. Ho bisogno di voi, ora davvero il Messina e dei messinesi. Grazie.